lati avete le uscite di sicurezza. Allacciate le cinture e tenete il giubbotto di salvataggio a portata. A inizio giugno del 2024, dopo la Finlandia, si è svolta una nuova operazione della NATO. Questa volta in Svezia, a Uto, una piccola isola dell'arcipelago di Stoccolma, al largo del Mar Baltico. Ben arrivati all'esercitazione Baltops, un'esercitazione annuale a cui la Svezia partecipa da molti anni. Ma quest'anno è la prima volta che partecipiamo come alleati della NATO e ovviamente questo cambia un po' la situazione. L'operazione Baltops, a cui fa riferimento il generale svedese, ha segnato un altro record per la NATO. È la più grande esercitazione condotta nel Baltico dalla Guerra Fredda, con 50 navi provenienti da 19 paesi e 12.000 soldati che per giorni hanno battuto le acque, i cieli e le coste della regione. La Svezia, l'ultima arrivata nella NATO, è un acquisto strategico per l'alleanza. Il perché lo scopriamo proprio su quest'isola. State per assistere a un lancio con il sistema missilistico HIMARS, gestito dai nostri colleghi americani. Il sistema è in uso in Ucraina ormai da 2 anni. Gli svedesi ci danno le coordinate e supervisione e noi facciamo fuoco. È un ottimo esempio di coordinazione sul campo. 1004, Easting. Quando ad aprile gli Stati Uniti hanno sbloccato circa 60 miliardi di aiuti all'Ucraina, l'arma più importante inviata al fronte sono stati proprio questi sistemi missilistici, gli HIMARS, che hanno cambiato il corso della guerra perché sono in grado di colpire con grande precisione e a centinaia di chilometri di distanza oltre le linee del nemico. Posizionate sulle isole svedesi del Baltico, queste armi danno alla NATO un enorme vantaggio. Stiamo simulando di colpire un obiettivo molte miglia a largo nel mare. È la prima volta dagli anni 70 che torniamo ad avere queste capacità militari. Lo scenario del Mar Baltico è peggiorato negli ultimi 2 anni. La tensione militare è salita e ci sono stati sabotaggi. Dobbiamo dimostrare di poter proteggere i nostri interessi e i nostri confini. La Russia ha ancora grosse capacità marittime, è in grado di operare un blocco navale e noi dobbiamo poterci difendere. Siamo al corrente della guerra in atto nel Mar Nero tra Russia e Ucraina e dobbiamo imparare dalle minacce in corso in quello scenario per evitare che si presentino sul Mar Baltico. La NATO, insomma, non vuole che la Russia faccia nel Mar Baltico quello che ha fatto nel Mar Nero, dove ha fermato il traffico commerciale ucraino con un blocco navale. Ma si tratta di una minaccia reale? Fino alla metà degli anni 50, l'equilibrio nel Mar Baltico era questo, con il blocco sovietico che controllava la maggior parte delle coste e Finlandia e Svezia neutrali. Ma negli anni della Guerra Fredda, dopo l'indipendenza della Polonia, dei paesi baltici e la dissoluzione delle repubbliche socialiste sovietiche, il dominio della NATO è cresciuto nella regione, fino a raggiungere, con l'ingresso di Finlandia e Svezia, questo assetto. Oggi, dal lato russo, sullo specchio d'acqua, sono rimaste così solo 2 piccole coste, quella di San Pietroburgo e quella di Kaliningrad, tanto che il Baltico è definito lago della NATO. A Mosca hanno sempre avuto l'idea che il Mar Baltico era territorio loro e ora è la NATO a dominare il Baltico. Joachim Paasikivi è uno dei più famosi esperti dell'Accademia Militare Svedese. È lui a spiegarci le conseguenze dell'allargamento della NATO. Il centro del dominio russo sul Baltico è sempre stato Kaliningrad, una regione altamente militarizzata con un'importante flotta militare. Oggi però Kaliningrad è completamente circondata dalla NATO da tutti i lati, su terra e via mare. Partendo da questa situazione di svantaggio, a Kaliningrad e in tutto il Baltico, i russi stanno cercando di affermare il loro dominio in modi diversi. Stretta in un angolo, la Russia sta rispondendo con una nuova strategia di tensione nel Baltico e il punto migliore per osservare quella strategia è un'altra isola al largo delle acque svedesi. Si chiama Gotland ed è appena diventata un avamposto della NATO. Quando
Quando sono arrivato sull'isola a inizio giugno, le strade della sua capitale, Visby, erano piene di ragazzi che sfilavano sulle auto d'epoca per festeggiare lo studente, la festa dei diplomi di maturità. In attesa delle esercitazioni militari, la sfilata finiva al porto, proprio vicino a una grande fregata. Che farai dal prossimo anno? L'imprenditore. Io voglio studiare relazioni internazionali. Io studi sociali. Io partirò per il militare. Il militare? Quando? Tra un mese. Hai visto che ci sarà un'esercitazione militare? Cosa ne pensi? È una buona cosa. Perché? Per proteggere la Svezia. Parlate tanto a casa della guerra? Sì. Siamo vicini alla Russia, siamo sotto scacco. Se i russi invadessero la Svezia, verrebbero prima qui. I loro aerei sconfinano e ci passano sopra la testa. E io mi spavento. Siamo spaventati. La Russia è molto interessata a Gotland. Io intanto ho messo da parte le scorte per vivere almeno 2 settimane senza cibo e senza corrente. Quindi è una minaccia reale. Certo che è reale. I russi oggi sono molto aggressivi. Le esercitazioni servono per dire occhio che ci stiamo militarizzando. Pochi giorni dopo aver ospitato i ragazzi in festa, Gotland è stata scenario delle operazioni terrestri di Baltops 24. Ma già dal 2018 il governo svedese sta lavorando per potenziare la difesa dell'isola, con più di 160 milioni di euro spesi per far crescere il suo reggimento di fanteria. Se guardi la mappa, vedi chiaramente che Gotland è nel centro. In particolare, a soli 275 chilometri, c'è Kaliningrad, che è una fortezza militare russa e il loro principale porto nel Baltico. A Kaliningrad ci sono batterie missilistiche terra-aria che possono colpire chiunque voli o navighi in un raggio che va da 3 a 400 chilometri. Se sposti quei missili con quel raggio d'azione a Gotland, puoi raggiungere la Danimarca, la Finlandia, la Norvegia, tutto il Baltico. Chiunque sia su quest'isola può controllare e bloccare tutto il traffico marittimo aereo nella regione. Quando la Russia nel 2014 si è annessa alla Crimea, qui tutti hanno cominciato a pensare che Mosca ci avrebbe minacciati ancora. In quel periodo c'erano solo 300 militari sull'isola. Oggi stiamo riportando personale e contiamo di arrivare a 5.000 soldati. Intanto, nelle acque del Baltico, tra Russia e Svezia, la tensione continua a salire. Questa è una delle nostre 3 navi che pattugliano le acque internazionali. Dall'invasione in Ucraina abbiamo visto che molte navi militari, ma anche molte navi mercantili, hanno comportamenti nuovi nel Baltico. Che tipo di comportamenti nuovi? Molte navi scelgono rotte insolite. Sempre più imbarcazioni spengono il segnale radio che ci permette di identificarle. Molte hanno bandiere di stati che non si sono mai visti nel Baltico e spesso non se ne conoscono i proprietari. Noi ci occupiamo soprattutto di rischi ambientali e ogni settimana riceviamo segnalazioni. La maggior parte riguarda i trasferimenti di petrolio da nave a nave. Sono operazioni rischiosissime. Il petrolio potrebbe finire in mare e se ci fosse un grande sversamento ne sarebbero interessate le coste di tutti i paesi. Molti dei comportamenti insoliti denunciati dalla Guardia Costiera derivano dagli interessi commerciali della Russia nel Baltico, che sono cambiati il 3 giugno 2022, quando l'Europa ha dato il via libera al 6° pacchetto di sanzioni contro Mosca, che comprendeva il tetto al prezzo del petrolio russo. Quelli nel Baltico sono tra i pochi porti russi al nord che non ghiacciano durante l'inverno e questo li rende essenziali, soprattutto per le esportazioni di petrolio. Poco più di un terzo delle esportazioni di petrolio russo via nave passa dal Baltico. Da quando l'Europa ha imposto le sanzioni sul petrolio russo per continuare la vendita, Putin si appoggia a una flotta di petroliere non registrate, che nascondono i segnali radio per mantenersi anonime. La chiamano la flotta ombra. La Shadow Fleet, o flotta ombra. Un insieme di navi di nazionalità diverse che oscurano la propria identità e si travasano il petrolio in modo da nasconderne la provenienza. È lo stratagemma studiato dal Cremlino per continuare a vendere il petrolio in tutto il mondo aggirando le sanzioni. Secondo le stime, la flotta conterebbe dalle 300 alle 600 unità e la maggior parte di loro viene a rifornirsi proprio nei porti del Baltico.
Vedi, ci sono navi tutto intorno all'isola di Gotland. Qui ce n'è una che trasporta LNG, gas naturale, dalla Russia. Questa è una petroliera, trasporta greggia. E da che paese viene? Africa? Sì, da qualche parte in Africa. Le petroliere dall'Africa di solito non venivano nel Baltico, vero? No, ma ultimamente ne vediamo sempre di più. Questa, per esempio, è la Memphis, una vecchia petroliera. Tutte bandiere sconosciute, piccoli paesi. Africa, Asia e chissà dove altro, sì. Ormai è una cosa normale. Il fenomeno è cresciuto tantissimo. Il 2 marzo 2024, una di queste navi, la petroliera Andromeda Star, ha avuto un incidente proprio nel Baltico, nello stretto di Danimarca. Per fortuna, la nave era senza carico. Pochi giorni dopo, Rolf Lindahl e un gruppo di attivisti di Greenpeace hanno portato a termine questa operazione contro un'altra grande petroliera, la Zircone. Era vicinissima a Gotland. La Zircone è una specie di piattaforma petrolifera galleggiante. Rifornisce le altre navi di petrolio in modo che possano venderlo in tutto il mondo. La nave è rimasta ancorata vicino Gotland per diverse settimane e ogni giorno circa 5 petroliere passavano a rifornirsi. Quindi c'era una presenza costante di petroliere al largo di Gotland? Sì, parliamo di centinaia di navi ed erano tutte vecchie, piene di ruggine. Il rischio che una di queste avesse una perdita era altissimo. Da una parte, quindi, Putin, con i soldi della flotta ombra, si sta finanziando la guerra. Dall'altra parte, se ci fosse uno sversamento, sarebbero i nostri paesi a pagare, dal punto di vista ambientale, ma anche da quello economico, perché non possiamo risalire a chi possiede quelle navi e quindi alle loro assicurazioni. Sarebbe impossibile fargli pagare i danni di un incidente. È un business molto losco. I governi europei devono fermarlo. A dicembre 2023 l'Unione Europea ha colpito la flotta ombra con un nuovo pacchetto di sanzioni. Ma questo non ha risolto il problema e a maggio 2024, in un'intervista rilasciata alla televisione pubblica, Ewa Haslum, la controammiraglia a capo della Marina svedese, ha dichiarato che la flotta ombra sarebbe coinvolta anche in attività di spionaggio. Le parole della controammiraglia Haslum riportano l'orologio indietro di decenni, a quella guerra silenziosa, fatta di radar, sale di controllo buie e operazioni sottomarine, di cui la Russia è sempre stata maestra. Ad aprile 2023, Nils Fastrup, assieme a un collettivo investigativo di giornalisti da tutta la Scandinavia, ha seguito una nave russa, la Ammiraglio Vladimirsky, e ha realizzato un'intervista chiamata L'ombra della guerra. Dopo mesi di preparazione, sono riuscito a raggiungere la Vladimirsky nel Mar Baltico. Ero su un gommone e ho cominciato a filmarla. All'improvviso è uscito un uomo con un passamontagna, armato di Kalashnikov. Eravamo a pochi chilometri dalle coste della Danimarca e in quel momento è cambiato tutto. Avevamo davanti una nave russa che ci stava minacciando con le armi. Questa è la Vladimirsky, è una nave scientifica. Perché la stavate cercando? Non è solo una nave scientifica, fa parte della flotta baltica della Marina russa. È equipaggiata con antenne speciali che le permettono di intercettare le comunicazioni digitali e via radio. Può usare attrezzatura sonar, ha a bordo dei veicoli di sorveglianza sottomarina. Secondo le nostre fonti, la Vladimirsky viene usata come nave spia. Quando l'ho raggiunta, era molto vicina a un parco eolico in mare e nei giorni prima aveva navigato a bassa velocità in quel parco eolico, mappandone il fondale. Investigando, abbiamo scoperto che nei mesi precedenti aveva fatto lo stesso in altri parchi eolici marini, in acque inglesi, danesi e tedesche, nel mare del Nord e nel Mar Baltico. Perché la Russia dovrebbe mappare quelle infrastrutture? Per loro è un'arma. Si stanno preparando a staccare l'elettricità o far saltare altre infrastrutture occidentali, come i gasdotti o i cavi di comunicazione sottomarini. È un piano molto complesso. Una guerra dei fondali, che coinvolge tante altre imbarcazioni, come la Vladimirsky, che stanno cercando i nostri punti deboli sott'acqua per colpirli nel caso di un'escalation. Vi ricordate il sabotaggio del gasdotto Nord Stream nel 2022? Secondo la Procura federale tedesca, sarebbe stato un sommozzatore ucraino, Volodymyr Zuravlov, con l'aiuto di questa imbarcazione e altri due complici a piazzare le bombe sottomarine che l'hanno fatto esplodere. Resta l'esempio più importante di guerra dei fondali e ha mostrato quanto le infrastrutture europee fossero esposte, ma non è un caso isolato. A gennaio 2024, al largo delle isole Svalbard, è stato tranciato il cavo sottomarino in fibra ottica che collegava la Norvegia a Svalsat, la centrale che controlla più satelliti al mondo.
L'8 ottobre 2023 il Baltic Connector, un gasdotto che collega Finlandia ed Estonia, è stato danneggiato da un forte impatto e la nave cargo New Polar Bear, che batte bandiera di Hong Kong ed era partita da Kaliningrad per raggiungere San Pietroburgo, è stata avvistata pochi giorni dopo senza un'ancora. La Russia sta aumentando la guerra ibrida con l'intero catalogo delle operazioni sotto la soglia di guerra convenzionale. La guerra dei fondali è un esempio e sta crescendo molto. Ma poi ci sono le incursioni aeree. Gli aerei russi volano continuamente oltre i nostri confini, quelli estoni e finlandesi. Nel 2013 hanno addirittura finto un attacco con bombardieri nucleari su Gotland. Hanno fatto lo stesso in Norvegia e in Inghilterra. È per mostrare il predominio sui cieli. E anche lì hanno alzato la soglia con attacchi ai sistemi GPS. Nei primi mesi del 2024 la Russia ha lanciato una massiccia campagna di interferenze o jamming ai segnali di GPS, mettendo in difficoltà tutti i meccanismi di localizzazione dei mezzi militari e civili e complicando le operazioni di volo. La notte del 25 aprile 2024, il volo AY-1045, partito da Helsinki e diretto a Tartu, in Estonia, è dovuto tornare indietro perché era saltato il GPS. È successo anche un'altra volta e per un mese abbiamo dovuto interrompere tutti i voli sulla tratta mentre cercavamo soluzioni. Gli attacchi agli strumenti GPS sono molto cresciuti nell'ultimo anno. Non stanno mettendo in pericolo la sicurezza dei voli, per fortuna, ma bisogna farci attenzione. Durante tutte le esercitazioni NATO per i primi sei mesi del 2024, i casi di jamming ai sistemi GPS sono più che triplicati rispetto agli anni precedenti. Le interferenze GPS, assieme alla flotta ombra, ai sabotaggi, alle minacce aeree e informatiche, sono tutti strumenti per tenere la NATO costantemente sotto pressione, per rompere il nostro equilibrio. Se più esercitazioni, più armi e una NATO più forte saranno in grado di rendere l'Europa più sicura, solo il futuro potrà dirlo. Per ora, il Mar Baltico è diventato il libro di testo di una guerra ibrida che ha già varcato i confini del nord. Il 20 marzo, vicino Londra, ha preso fuoco un capannone che conteneva aiuti umanitari per l'Ucraina. Due uomini sono stati accusati di incendio doloso e spionaggio dalle autorità inglesi. Il 18 aprile due tedeschi sono stati arrestati per aver pianificato coi servizi segreti russi attentati alle basi americane in Germania. Sempre in Germania è stato svelato un piano per assassinare l'amministratore delegato di Rheinmetall, il più grande fornitore di munizioni dell'Ucraina. A fuoco anche un centro commerciale a Varsavia il 12 maggio. Nove polacchi sono stati arrestati e accusati di lavorare per i servizi segreti russi. Il 10 giugno il primo ministro ceco, Peter Fiala, ha accusato la Russia di aver organizzato e finanziato una campagna incendiaria contro i mezzi pubblici a Praga. La lista potrebbe continuare. Secondo Federico Petroni, analista di Limes, questo è solo l'inizio. La lezione del Baltico è che se ci si avvicina troppo alla Russia, militarmente, senza avere canali diplomatici aperti, si rischia di esportare insicurezza, instabilità, violenza anche molto lontano dal Baltico. Esistono già operazioni cibernetiche, sventati attentati a figure importanti come il capo di Rheinmetall, quindi un tedesco, siamo nel cuore dell'Europa. Incendi ai capannoni, attacchi ad altre infrastrutture civili. Insomma, davvero quello che succede nel Baltico non resta nel Baltico ed è già sconfinato da noi. Se non c'è un canale di dialogo diplomatico aperto con Mosca, il rischio di incidente e di incomprensione a causa di questi incidenti e di queste anche volontarie provocazioni è quello di innescare un conflitto più ampio.